Cari amici di Player Inside, quello che state vedendo non è un aborto fatto da... ecco, cos'è questa cosa? State potendo apprezzare. Allora, vi confesso una cosa, io sono un appassionato di giochi in FMV, di giochi che praticamente hanno i personaggi digitalizzati e una storia, quella che io chiamavo una volta a film. Alcune immagini le state vedendo censurate, ma si vede tutto, anche tette e via dicendo. Comunque, questo qua è Badass Babes. Sì, come mai l'hai scaricato questo? Perché ragazzo? In realtà io avevo voglia di, a parte min via dicendo, no, vabbè, non è questo, ragazzi, sennò sembra veramente un morto di figa, non lo sono, tutto sommato, ma perché avevo voglia di un picchiaduro un po' particolare alla Double Dragon, un picchiaduro a scorrimento alla Final Fight, di cui io ero sempre e sono ancora appassionato. Però vi vogliamo fare vedere per un attimo ha funzionato con molto disappunto una cosa che ci fa pensare che questi sviluppatori siano praticamente per configurare questi controlli con questo gioco ci siamo stati un pomeriggio, signori. E non ci siamo riusciti alla fine. E meno male che avevo il pomeriggio libero. Funziona. Ok, start game, new game, episode 1, scegli una puttana. No, premi start. In buona sostanza, la mappatura dei controller e la possibilità di inserire un controller oltre alla tastiera è fatta con il prepuzio. Cioè, in buona sostanza, vedete, cioè, noi abbiamo scelto attentamente, no, continua, abbiamo scelto attentamente che quali sono i tasti. Abbiamo mappato tutti i controlli e vi dicendo, niente ragazzi, non andava in vede. Errore mille volte, non li vede. Abbiamo cercato sul forum ufficiale, questo gioco è già di un po' di tempo fa, hanno detto l'hanno aggiornato, sistemato, alla fine c'era uno degli stessi sviluppatori che ci ha detto purtroppo non c'è niente da fare, ma io l'ho comprato 9,99€. Sì, infatti. Comunque ragazzuoli, a parte questo, vabbè, giochiamo con... Okay, con questa tastiera così. Rumorosissima. Esatto, guarda questa testa di madonna mia. Vabbè, giochiamo così in uno, la tastiera purtroppo è rumorosa da fare schifo però. Sì, aspetta, guarda. Cosa fa? È rumorosa di merda. Cioè ragazzi, io avrei voluto giocare in due con l'altro personaggio. No, questo era spettacolare giocare in due, cioè... Attenzione, una mano della verità. E io faccio così, attenzione. E levati dal culo. Guarda come ti ammazza. Ta. Basta che le dette e te ne frega a te. Corre? No, cioè sì, così. Oh mio Dio. La gran corsa. Attenzione. Tipo Liu Kang più che Chun-Li. Ti ricordi? Sì. Poi rilasciano questa sorta di slime verde. Col controllo posso solo fare così. Però i tasti che pure sono stati mappati poi sono a cazzo di cane. No, ve lo giuro. Cioè se qualcuno di voi ce l'ha questo gioco può testimoniare. Ma poi sti... Perché questa ragazza deve ammazzare i cannoni? Cioè. Ma poi guarda io... come sono aggirabilissimi. Attenzione. Però intanto aggirabili per aggirabili mi hanno preso tre volte. Eddio. Mamma mia, non è neanche facilissimo. Poi giustamente lei è orientale, quindi come la chiamiamo? Asia. Asia, giusto. Poi anche il gioco non mi pare tanto bello. No, il gioco ne parlavano benissimo. C'era recensione mega positiva. Io dico, o le recensioni le fate con il culo. Secondo me l'hanno fatta con un'altra parte del corpo guardando ste ragazze. Comunque è un peccato non poterlo giocare in due veramente. È quella rossa però, attenzione. No, dico quella rossa. Schifo. Ma io perché sto sbloccando? Ogni tanto si vedono alieni. Perché? Sono inutili queste cose. Perché devo spaccare? Da dietro fa... Cioè, soprattutto se non ci trovi dentro pietanze tipo da mangiare. Ci ho trovato uno scudo. E lei poi, cammina così. E poi ingrassa, ma è un po' zoppa o sbaglio? Ma non ingrassa, ma che stai dicendo? Attenzione, lei no, contro una moto. No, ingrassano se mangiano cose. Ma perché l'alieno con la moto mi investe la ragazza? Ragazzi, ma dai, ma, cioè, ma che è veramente freschissimo, sto gioco è bellissimo. A me piace, non mi dispiace. Ma a me piacerebbe. Level up, level se... max, life max up, energy max up, ok. Se si potesse giocare mi piacerebbe. Perché? Wow. Vabbè, ma chi se ne frega della ma storia? Ma che cazzo se ne frega? Allora, tette così, ma... area complete. Vabbè, eccetera, posizione 1, posizione 2, dai, una posizione... Che? Devo... Che cosa succede? Perché si è trasformato in uno sparatutto? No, ma mega trash, ragazzi. Allora, io vi inviterei anche a scaricarlo, però sappiate... Non lo scaricate, ragazzi. No, sappiate che non ci potete giocare col controller. Sì, se ci riuscite, veramente, siete cristi. Ora... Cristi Montero. Ora chi è che sta sparando? Asia? Cioè, mi vuoi dire che Asia è lì messa che sta sparando? Sì. Oh, ho preso la salute, attenzione. Asia, che poi lo sai com'è nata l'Asia? Una prostituta che faceva, questa è una cazzata che dicevamo alle elementari. E non faceva ridere già all'epoca, adesso è pure imbarazzante.
Però chi se la ricorda, insomma, mettesse, me lo ricordo. E poi allora, se è Asia che sta sparando, perché se ti sparano si rompe il vetro? Perché lei ha gli occhi di vetro, probabilmente ha le lentine, lente a contatto. E quindi ha rotto proprio. Sì, la vabbè, ma tu ti ricordi Time Crisis per PSX? Ma uguale proprio, Time no, Crisis. No, però c'aveva, ti si rompeva il vetro, non ti si rompeva la faccia. Guarda, rendisi, ma sto giocando Badass Babes o Time Crisis? O Time Crisis, ma è un Badass Crisis. Diciamo che la crisi viene assolutamente ed è epilettica, di quelle peggiori. Molto bene, sì, sì, gli stai dicendo siamo due puttanazze, dobbiamo andare avanti. Aria complice, cioè, fatto sono... con il PowerPoint. Cosa? Ok, qui non... No! Cosa ti è uscito? Ha sprigionato da là praticamente un campo di forza che ha risucchiato Asia dentro di lei. E adesso è Chica. Abbiamo sbloccato Chica. Ma Chica già c'era all'inizio anche. Però l'abbiamo sbloccata. Ma perché ho sbloccato un personaggio che già abbiamo? Attenzione, perché là sotto proprio sono immagini porno. Ragazzi, sono questo... immagini pornografiche e verranno censurate. Guarda, questa è pornografia proprio, la distrugge. Ma tu non posso uccidere le femmine? Non posso. Ma quella... questa cosa fa? Ma perché devo ammazzare gli zombie? Ma che cosa? No, fai? Ragazzi, è la cosa più trash che io abbia mai giocato. Vi giuriamo che faremo di tutto per portarvelo in coppia. Per funzionare il controller. No, giuriamo anche di chiamare gli sviluppatori e dire: ragazzi, se non funziona il controller, noi ve lo recensiamo male, vi minacciamo di recensione negativa. No, non è vero, anche se lo facciamo, quelli se ne stanno. Quella lì sta ballando per chi? Per noi, per il nostro diletto. Ragazzi, per il tuo diletto. Ecco, la bambola gonfia. Women, fresh meat. Sono stato, cioè, non è da censurare. No, questo no, penso, sono... suppongo. Ma quindi nel distributore automatico tu scarichi bambole gonfiabili? Posso anche saltare come una testa di cazzo. Però, è super efficace. Ma ti posso dire che non è malaccio, a parte le movenze che sono delle cacate? Guarda, la manata la mano... No, ragazzi, questo gioco veramente va a finire diritto nei... nelle schifo proprio. Ma veramente mondiale. Ma perché si blocca il gioco per dirti level up? Si deve bloccare per dirmi hai levellato? Ok, ho capito, ma dimmelo durante il gioco, ma no? Che vuole questa? C'è questa con lo sticchio... Ma lì c'è una con le mine di fuori, dai, ma non si può... Che vuole quella? Ma è Cristina Aguilera questa! Ma non è Cristina Aguilera, no, quella è la sua... Quelle due che si stanno ingabrettando a fare, cioè gli manca l'accessorio fondamentale per l'ingabrettamento. Ma questo slime verde, che suppongo sia sperma alieno, che cosa lo prendo a fare, scusami? Non l'ho capito questa, perché vuole sto coso? È la stamina, ma anche la staminchia. Praticamente coinvolgere delle pornostar o comunque delle modelle provocanti in un gioco non è... una novità, infatti ricordiamo anche Warriors of Elysia, che abbiamo pure portato sul canale. Esatto, esatto. Chissà però... perché portiamo sti giochi. Vabbè, con Raiden. Se portassimo diciamo solo ste cose saremmo da denunciare al WWF. Attenzione, level up, veramente. Questi zombie perché... drogati. Non sono zombie, sono uomini normali vestiti con la maschera da zombie. Che è questa? Che vuoi? Una come un'altra. Gogo! Che poi tra l'altro è come... cos'era Gogo in Kill Bill? In Kill Bill 2, sì, okay, questa però... è brutta, cioè non mi piace. Sì, però tu lascia fare. Ma come lascia fare? Ma dai, ma tu proprio non si butta niente, sei proprio... Guarda, un sacco di questa sperma lì. Cosa ha fatto? Cosa? Cosa fa uscire da là? No, ragazzi, è trashissimo. Lo sapevo che valeva i 10 euro, a parte che i controlli sono una merda. Che poi i controlli non sono una merda. Però il problema è che non vede i controlli. I controller. Ma che cos'è? Solo che è un po' tendente al facilotto, eh. Che è armata anche. Dove c'è la... cioè nel senso... Vabbè, tu lascia fare la capienza. Ma la capienza però, voglio dire, vabbè, basta. Ma la capienza cosa? No, e vai, ho vinto. È moruta. Parte la scena immediata, la scenetta. Lei è un po' zoppa, diciamoci la verità. Ok, oh, mi hai... hai veramente delle belle mosse. Ma perché non facciamo l'amore? No, dico, sembra... ho sbloccato Gogo! No, Gogo bene. Non mi piace Gogo! E io direi che su Gogo... ecco, posso usare Gogo? Ma no, fa schifo Gogo! La scegliamo. Vabbè, comunque ragazzi, questo gioco sarà veramente difficile da censurare e tutto il resto. Cioè, vedete che cosa c'è qua? Comunque... Ma ritagliate, ma... cosa? La parte in moto, la parte in moto! Oh che bello, si spara! Oh mio Dio! No, questa è fantastica, anche perché non devo premere poi tanto nella... Quindi quella è Gogo, ma poteva essere chiunque altro. Sì, infatti, che mi hanno fatto scegliere. Guarda, comunque, per il resto il gioco non è veramente malaccio. Cioè, fa divertire tutto sommato. In due però sarebbe stato più divertente. Venite in due qua. Sarebbe stato veramente bello. Ma il casco sono... Ma queste là. Che stanno facendo? Ma quella non è vero che sta guidando, che non mi perché dica che mi sta guidando. Perché mi è spuntato player one? Cioè, senza motivo. Sì, perché sei morto, ok, passate avanti che vi sparo. Dai. Ma dai, ma come si muovono le mani? Cioè, sono uguali, guarda. Oh mio Dio.
Ma poi perché mi devono sparare da là? Ok, se passate avanti vi sparo io, no? Se no, ah, posso sparare anche all'indietro adesso. Incredibile, ragazzi. Guarda la complessità del gameplay. E pensato nei minimi dettagli, se gioco, tranne il controller. Attenzione, si è fermato tutto. Oh, ed ecco un'altra parte così. Vabbè, noi su questo, ragazzi, per adesso ci fermiamo. E ok, e poi endgame finisce proprio, game over, ultimate 2D engine ha smesso di funzionare. Ragazzi, l'idea non era male, ma la programmazione, giuro che io con il mio solo prepuzio sbattuto a caso sulla tastiera l'avrei fatta meglio. No, sul serio, non esatto, lo so scherzare. Guarda, io ne sono sicura. Bene, e ragazzi, quindi, ragazzi, fateci sapere se vi piace. Penso di no, però può essere di sì. Magari apprezzate proprio il lato trash. Io me lo faccio rimborsare, perché comunque, ragazzi, gli sviluppatori devono imparare che a cosa corrisponde conseguenza. Esatto. Se voi lo programmate con il cazzo un gioco, io non ve li do i soldi. Esatto. Gli ho dato 9,90€, me li faccio rimborsare. Ce ne siamo. Meno male che su Steam c'è il rimborso. Meno male, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.